Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. Il dovere di sedersi. Nel suo capolavoro L'arte di amare, Erich Fromm parla di 4 qualità che devono contraddistinguere l'amore. Le qualità sono la premura, la responsabilità, il rispetto e la conoscenza dell'altro. Per quanto riguarda soprattutto la conoscenza dell'altro, essa avviene nel dialogo. Per questo la nostra puntata si concentrerà proprio sull'esigenza del dialogo, sull'esigenza di dedicare tempo al dialogo di coppia. Alcune coppie, infatti, diventano delle stazioni meteo che parlano solo del tempo e forse dell'economia domestica. La casa interiore di ognuno diventa sempre più deserta ed esposta alle intemperie. Sono convinto che parlare solo del tempo in coppia è l'inizio di un gelo, è il preludio di una tempesta. Il dialogo di coppia non avviene tra due stazioni meteorologiche, ma tra due esseri sensibili alla ricerca di un senso comune, due esseri che hanno sempre bisogno di amore. Il dialogo avviene tra due che sono alla ricerca di un ascolto che suscita le parole con la sua accoglienza e che invoglia la timidezza dell'essere a rimettersi di nuovo a nudo. Il dialogo è un'avventura da osare, da mettere come priorità nella coppia. Gli Équipe Notre Dame parlano del dovere di sedersi. Esso consiste nel decidere un tempo preciso da inserire nell'agenda personale come qualsiasi dovere inderogabile. Concretamente, le coppie in questione decidono questo tempo di intimità e di verità in cui parlano della qualità della propria relazione di coppia. Essendo anche coppie credenti, le famiglie Notre Dame parlano anche della propria relazione con Dio. Se ci sono figli, parlano di loro, della loro crescita, della loro educazione. Parlano anche delle famiglie d'origine e delle dinamiche con esse. Discorrono inoltre della vita di ogni giorno, sia quella professionale, sia quella relazionale, sia quella spirituale, e condividono le impressioni personali riguardo ai vari impegni sociali della coppia. In breve, nel dovere di sedersi si dialoga sui vari aspetti della vita della coppia. La cosa importante e il distintivo di questo dovere di sedersi è che non è lasciato né al caso né alla voglia. È per così dire un incontro istituzionale, proprio per proteggere il dialogo di coppia, per non farlo diventare un'esperienza esotica, rara, che si fa quando capita o quando è terribilmente necessario. Il dialogo è un dovere che nasce dalle esigenze interne dell'amore di coppia, che ha bisogno di essere ascoltato e sollecitato. È un'esigenza di pienezza di comunione che viene dalla condivisione di quello che ci fa umani, il dono della parola.